Ah, senz'altro, ma io direi di più, oltre allo sviluppo del torneo è proprio il circolo che si sviluppa. Ad aumentati campi di padel, campi di beach, per cui un po' tutti i settori nei quali la federazione spinge. E poi ora si appresta a organizzare anche la fase finale degli over 60, che è una bella manifestazione con risonanza nazionale e con la possibilità di vincere lo scudetto. Beh, questa è una soddisfazione, una novità ed è sicuramente il benvenuto che l'amministrazione dà al Nilaia per condividere la condivisione appunto di uno sport, ma anche poi di un posto meraviglioso come questo. Lo sport per noi è fondamentale, allora il fatto che un circolo privato possa dar spazio a tutti di poterlo sia frequentare sia fare dei tornei doppi, quindi dove c'è il rispetto delle regole ma ci si diverte anche, è sicuramente un'idea da condividere, da sposare in qualche modo. Il match è andato abbastanza bene dal punteggio, è la prima volta che gioco con questo compagno, lo inseguo da 3 anni, al quarto anno mi ha fatto questa gentile concessione, motivo per cui già questo mi basta per essere contento. La partita è andata bene, primo set discretamente bene, abbastanza fluido, nel secondo un po' ho avuto io personalmente un calo, perdendo un break di servizio, però alla fine ce l'abbiamo fatta e li abbiamo riagguantati. Sì, ci deve essere sempre più affiatamento. E niente, un buon esordio, la prima volta che giocavamo insieme, sono molto contento di questa vittoria. Esordio ok, siamo contenti, visto che è la prima volta che giochiamo insieme, abbiamo trovato subito l'affiatamento, partita difficile con due veterani e due ottimi giocatori, quindi siamo molto contenti di questa vittoria. Ovviamente sì, giocare sempre tranquilli e sempre con la stessa fiducia, molta, molta gioia c'è stata, perché questa era la prima partita e ci siamo trovati veramente bene, molto affiatati. Beh, sono davvero contento perché questa partita è la dimostrazione che la sintonia che ci lega fuori dal campo oggi si è fatta valere anche in campo. Ho un grande compagno quest'anno. Gli rubo la frase che avrebbe dovuto dire Carlo, la diciamo insieme, le rondinelle hanno iniziato a volare. Esatto. Match all'inizio un po' di fatica perché c'era vento. Quindi il vento era fastidioso, poteva incidere, però poi è andato tranquillo, ci siamo rilassati e siamo andati bene, dai. Speriamo, ci aspettano due partite molto difficili, però possiamo vincere. Sì, come prima partita è andata abbastanza bene, abbiamo giocato un buon doppio, è stato abbastanza tranquillo. Speriamo di andare avanti in questo torneo. Primo obiettivo è passare il girone, dopodiché vedremo il sorteggio, se ci sarà del tabellone, e speriamo di arrivare in fondo. Sì, 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 io e Brunello Pastore è stato un incontro che sia sempre equilibrato negli scambi, però fortunatamente poi davamo sempre il massimo e siamo stati concentrati e abbiamo portato facilmente la vittoria. Adesso puntiamo a superare il girone, poi il sorteggio è importante, quindi da lì poi si vede. Nonostante diciamo, una giornata non ideale per, diciamo, per il tennis, tanto vento, diciamo, giocare anche dopo le 9 non è semplice, però siamo riusciti comunque a fare una buona prestazione, a vincere diciamo, nettamente 6-2-6-0 contro due amici, quindi siamo soddisfatti e pensiamo alla prossima partita sperando di andare sempre meglio. Buona partita, un po' di emozione all'inizio, abbiamo rotto il fiato, Luca è un bravo ragazzo, un po' ritardatario, ma poi si è fatto perdonare in campo, ha giocato bene. Un compagno, un ottimo gioco di rete, sono soddisfatto di questa prima partita. Noi puntiamo ovviamente a superare il turno, poi una cosa per volta.